siamo con Walter Stabile, il referente per Portogruaro per la Fondazione Onlus Città della Speranza. Sentiamo se ci può illustrare un po' gli scopi di questo ente. Sì, la Fondazione Città della Speranza, che diciamo qui rappresento con questo banchetto così di solidarietà, è una fondazione che si occupa di finanziare la ricerca contro le leucemie, sarcomi, linfomi e tumori in età pediatrica. È una fondazione che ha sede presso l'ospedale di Padova, in particolare presso la pediatria dell'ospedale di Padova. È nata nel 1994 come Fondazione Città della Speranza ed è una fondazione che ha fatto, diciamo, passi da gigante in questi anni, dal 1994. E grazie ai finanziamenti ha portato avanti diciamo, la ricerca, che ha dato dei grandi frutti. Infatti ultimissime sono state delle grandi scoperte sulle cellule staminali ematopoietiche, che danno dei grandi risultati. Poi comunque, insomma, in generale negli ultimi 20 anni nella ricerca che riguarda le leucemie sono stati fatti passi da gigante, perché 20 anni fa leucemia significava condanna a morte. Oggi il 70% dei bambini per alcuni tipi di malattie, alcuni tipi di leucemie si salvano. Scusami Walter, noi oggi siamo in galleria del centro commerciale più conosciuto come Carrefour. Trovi aiuto e sostegno negli enti locali, commerciali, il comune, e qual è la collaborazione che trovi a Portogruaro? Allora, per quanto riguarda, visto che hai tirato fuori l'argomento Carrefour, io assolutamente da parte di questa direzione, di questo centro commerciale, ho avuto la massima disponibilità e collaborazione. Mi concedono lo spazio gratuitamente, anche perché, insomma, si tratta di solidarietà sociale, quindi sarebbe grave diversamente. Comunque, insomma, massima collaborazione e solidarietà in questo senso. Per quanto riguarda gli enti, le istituzioni locali, un po' meno. Grandi promesse, ma troppo poco, devo essere sincero, poco è stato fatto. Però devo dire che per quanto riguarda le istituzioni locali, la Fondazione Città della Speranza si è gemellata con il Comune di Portogruaro nel 2007 proprio per dare dei vantaggi, tanto per diffondere l'immagine della fondazione in questo territorio. Ovviamente la fondazione si serve anche di me per far questo, cioè per diffondere l'immagine. Infatti io sono qui anche per questo, diciamo, i finanziamenti non sono mai abbastanza, insomma. Com'è? I finanziamenti non sono mai abbastanza. No, perché purtroppo bisogna mettersi in testa una cosa, che lo Stato, è vero che da poco, però dobbiamo metterci in testa che siamo noi cittadini che dobbiamo farci carico del finanziamento della ricerca. Però tu hai uno spazio anche su due siti, quello ufficiale, sì, del Comune di Portogruaro, dove hai un tuo spazio, e anche su Lugugnana, mi sembra. Sì. Allora, io insieme ad altre persone gestiamo un sito a Lugugnana, della frazione di Lugugnana, dove mi sono ricavato uno spazio autogestito da me che riguarda appunto la Fondazione Città della Speranza. Invito tutti ad andarlo a vedere, il sito è www.lugugnana.com, poi basta digitare sopra il logo della fondazione, che è visibile in prima pagina, e si entra e si va a vedere le attività che svolgo a livello locale. E poi dopo, grazie anche a te di questa, diciamo, intervista, che mi dà modo appunto di diffondere ancora di più l'immagine e gli scopi, gli obiettivi della fondazione. Scusa se ti interrompo un'altra volta, ma sì, con Padova c'è un collegamento diretto, c'è una collaborazione viva, ma anche non solo con Padova, che penso sia il fulcro, ma ce ne sono altre realtà tipo questa di Portogruaro nei paesi limitrofi o no? Allora, qui nei paesi limitrofi io ti potrei fare l'elenco di circa 50 comuni del Veneto, in generale del Veneto, che si sono gemellati con la Fondazione Città della Speranza, che è questa sorta di gemellaggio virtuale tra la Fondazione Città della Speranza e i vari comuni.
Il contatto tra la fondazione e questi comuni è molto importante, perché serve proprio per questo, per poi dopo organizzare eventi, manifestazioni, incontri con le scuole, eccetera, proprio per diffondere l'immagine della fondazione. E il contatto mio diretto è, non dico giornaliero, ma quasi, perché poi dopo io rendo conto alla fondazione di tutte queste attività. Altro non saprei. Allora, in conclusione, vogliamo ribadire e ricordare un attimo lo scopo principale della fondazione, lo scopo primario. È quello di raccogliere fondi per finanziare la ricerca contro le leucemie, i sarcomi, i linfomi e tumori vari in età pediatrica. E chi volesse collaborare e aiutare, dove può indirizzare? Volevo solo spendere 10 secondi per dire che è, purtroppo oggigiorno, io per primo avviso e chi mi ascolta, che il mondo è pieno di truffe e di inganni, quindi attenzione, che ce ne sono di tutti i tipi, di cose, cioè, di fondazioni eccetera, che non corrispondono poi veramente alla realtà. Per quello che riguarda la fondazione che qui rappresento, è assolutamente una fondazione seria, serissima, non a caso ha sede presso la pediatria dell'ospedale di Padova, quindi cioè dentro una struttura pubblica, ed è gestita da persone dell'ospedale. I membri sono professori e dottori che fanno parte della clinica pediatrica, quindi basta per dire, per testimoniare la serietà della dovessimo fondazione. Concludere con un bilancio, è positivo o negativo per l'impegno anche che tu dai? Ma io... Le aspettative sono state rispettate o c'è ancora un po' di amaro in questo senso? Per quanto riguarda, intendi le... Proprio dall'aiuto al contributo economico, che poi alla fine è quello che muove concretamente le cose. Ma quello non è mai abbastanza. Perché? Perché gli impegni sono grandissimi, anzi vi invito a visitare il sito della fondazione, questo mi stavo dimenticando, è la cosa più importante, che è www.cittadellasperanza.org, che è il sito ufficiale della fondazione, dove troverete delle cose interessanti e soprattutto il grande progetto che stiamo portando avanti come fondazione, che è quello di finanziare la costruzione della Torre della Ricerca, che è un grande centro che è già iniziata la costruzione, inizierà a giorni la costruzione, la posa della prima pietra è stata il 16 dicembre scorso. Un grande centro che, quando andrà a regime, sarà funzionante, ospiterà 700 ricercatori e saranno palazzoni di 10 piani che, appunto, quando sarà a regime sarà un polo d'eccellenza della nostra sanità a livello nazionale e anche europeo e forse anche mondiale, perché sarà il secondo dopo quello di Philadelphia negli Stati Uniti come importanza per lo studio delle malattie neoplastiche infantili. Quindi voglio dire, è un grandissimo progetto che per il 70% è finanziato dalla Fondazione Città della Speranza. Infatti si chiamerà Centro di Ricerca Città della Speranza. Bene, per questo motivo. Allora Walter, io direi che sei stato molto chiaro e spero che chi ci vede e ci ascolta possa dare il proprio contributo, e chiudiamo qui l'intervista e ti ringrazio. Grazie, ciao. Grazie.